Doveva essere il giorno del ritorno al Fonte Cicero per la Tessa. Invece, per ordine pubblico, il derby con il Francavilla viene spostato al Comunale di Monte Marconi. Ronci conferma il 4-4-2 e deve rinunciare a Padolecchia infortunato e Palombizio febbricitante, ma può contare sul rientro di Di Giorgio e soprattutto di Longobardi nel cuore della difesa. Cipolletti invece schiera i suoi con gli stessi 11 di 7 giorni fa, con Finarelli e Contestabili nel pacchetto avanzato, al centrocampo a 5 con Pierleoni e Camelo che arretrano sulla linea di difesa in fase di non possesso. Pronti via e subito Di Camillo va vicino alla segnatura, Canale salva sulla linea. Proteste locali al quarto, che reclamano il rosso per Sant'Anastasio per l'entrata su Zanetti. Di Nicola di Pescara gli mostra il giallo. Al 13esimo, occasione gol per il Villa. Camelo mette dentro, ma Finarelli non trova la sfera, solo davanti a Marchioni. Al quarto d'ora il direttore di gara considera falloso l'intervento di Canale su Farias. Protestano i giallorossi, ma Giannico rimane concentrato ed il suo destro radente è potente e preciso. Palla nell'angolo e rosso-blu in vantaggio. Il gol subito non scompone gli ospiti. Diliso e compagni diventano padroni del centrocampo, anche se al 26esimo Giannico va nuovamente in gol, ma il direttore di gara annulla per offside. Il Villa va vicino al pareggio alla mezz'ora. Finarelli smarca con un abile colpo di tacco Mario Diliso. Marchioli prima respinge la conclusione del capitano e poi è strepitoso a Rone e salvare ancora la sua porta, spedendo in angolo la battuta di Finarelli. Ma il pareggio ospite nell'aria ed arriva 60 secondi dopo. Sventola di Pierleoni, l'estremo rosso-blu non trattiene, Gasparroni è il più lesto di tutti. Palla nel sacco per l'1-1. L'incontro scivola via sui binari dell'equilibrio e sul finire della prima frazione i padroni di casa sfiorano nuovamente il vantaggio, ma Vaccarini dimostra che non è da meno del suo dirimpettaio e vuole deviare sulla traversa il violento destro in corsa di Zanetti. In apertura di seconda frazione si fanno apprezzare gli ospiti con una iniziativa di Camelo che mette in apprensione la retroguardia locale, mentre sull'altro fronte l'estremo ospite è ancora protagonista sul velenoso piazzato di Giannico che spedisce in angolo e dalla susseguente battuta ancora il numero 10 Tessano può calciare un rigore in movimento che si infrange sulla muraglia giallorossa. Gli uomini di Ronci appaiono più determinati e decisi a far propria la partita e dal 24esimo trovano il nuovo vantaggio. Capitan Farina mette in movimento Farias che va alla battuta a rete. Sant'Anastasio non riesce a liberare, alle sue spalle si materializza il fantasma ed il 2-1 per la Tessa è servito. Il Villa accusa il colpo e non riesce più a giocare come aveva fatto nella prima frazione, anzi sono i padroni di casa che sono ancora pericolosi con Zanetti. Vaccarini riesce a sventare, ma l'estremo ospite non può nulla al 35esimo. Il nuovo entrato Corti pennella al centro per la torsione di Farias che manda la sfera nell'angolo opposto per il 3-1 definitivo. La reazione ospite è tutta in questa conclusione velleitaria di Ferri, mentre ancora Vaccarini sugli scudi al 40esimo quando vola a smanacciare in angolo la precisa conclusione di Corti. Finisce dopo 5. Un peccato perché avevamo la partita in pugno e potevamo solamente farla nostra. Purtroppo siamo stati ingenui, nel calcio le ingenuità si pagano, è giusto che ha vinto la Tessa. Abbiamo messo carattere, voglia, tutto quello che ci chiedeva il mister. Purtroppo le settimane precedenti siamo stati un po' sfortunati, diciamo, per alcuni episodi, però oggi, diciamo, si è visto il carattere della vera Tessa.